Siamo a Milano, in Piazza Affari, dove c'è la sede della borsa. Questo è Palazzo Mezzanotte. Qui possiamo vedere da oggi una bellissima installazione che potete notare di spalle. Che cos'è questa installazione? Dunque, Netflix, che è una piattaforma streaming, caricherà proprio oggi la terza stagione del telefilm La Casa di Carta, La Casa de Papel. È un telefilm spagnolo che ha ottenuto un grandissimo successo, tanto che le prime due stagioni sono state viste da un gran numero di persone. E per celebrare la nuova e terza stagione abbiamo questa bellissima installazione che, diciamo, utilizza il famosissimo dito che possiamo vedere di Catalan, il dito medio davanti proprio al Palazzo della Borsa, che già di per sé è diciamo, un monumento molto trasgressivo, per fare cosa? Per pubblicizzare questa nuova serie, questa serie che parla di un gruppo di persone che vuole rapinare la zecca di Stato spagnola che produce, realizza euro, che stampa euro. Ecco, vedete come infatti il dito è integrato perfettamente in questa installazione. La maschera che potete notare è quella che usano i rapinatori per coprirsi la faccia ed è Salvatore Dalì. Tutto questo è molto molto carino, molto interessante. Se volete fare un salto a vederla di persona, è ancora lì, penso, per qualche giorno. Oggi verranno presentati anche le prime due puntate del telefilm, direttamente qui, non so esattamente dove perché non hanno ancora, diciamo, installato lo schermo su cui verrà proiettato. Per il resto, godetevi l'installazione, che secondo me è veramente imponente, da vederla dal vivo è veramente bella e grossa. Cos'altro dire? Guardate la serie La Casa di Carta, perché merita veramente. Non so come sarà la nuova stagione, ma già dai trailer e da quello che si è visto è molto interessante. Questo ovviamente per chi ha Netflix, per chi non ha Netflix costa pochissimo, secondo me conviene rispetto ad altre piattaforme che offrono meno, diciamo, meno prodotti e costano molto di più. Bene, questo penso sia tutto. Se siete interessati al mio canale YouTube, iscrivetevi, guardate tutti i miei video, soprattutto quelli di Milano Misteriosa, che parlano dei misteri di Milano, streghe, fantasmi, draghi, ce n'è per tutti i gusti. E ovviamente fatevi un bel giro per Milano per vedere i luoghi di cui parlo in prima persona. Ecco, questo è veramente tutto. Vedete che in Piazza Affari c'è anche molto altro da vedere, non solo questa installazione. Se vi capita di farci un salto, perciò andatela a vedere. Ciao a tutti e grazie.